Ciao a tutti, da me e dal nostro Spilletto, e benvenuti in questo terzo video della rubrica La Bottega Interiore. Prima di iniziare con la storia di oggi, qualora non l'aveste già fatto, vi consiglio di andare a vedere i video precedenti, le puntate precedenti, e di modo che almeno capite un po' meglio di cosa stiamo parlando. E ci siamo lasciati con l'ultimo video, con l'inizio della storia, no? Da Alberto, il barbiere, che mi propose di creare un progetto sugli artigiani e di elaborarlo. Ma allo stesso tempo si è proposto anche di portarmi in altre botteghe artigiane e oggi infatti scopriremo insieme il calzolaio. Da una parte devo dire la verità, ero curioso, insomma, non vedevo l'ora di scoprire la bottega di Carmine. Carmine è il nome del calzolaio. Però allo stesso tempo ero anche un po' teso, mi stava salendo un po' d'ansia, perché comunque con Alberto era semplice relazionarsi, ma con Carmine, cioè, chi avrei trovato davanti a me? Mi avrebbe fatto entrare a far parte un po' del suo mondo, mi avrebbe raccontato un po' la sua storia. Questo non potevo saperlo. E quindi diciamo che un po' di ansietta ce l'avevo. E per cui andiamo con Alberto da Carmine. Poi Alberto fu veramente collaborativo al massimo, nel senso che neanche entrò da Carmine, cioè lo salutò da fuori, quindi neanche ci presentò. E subito tornò in barberia, quindi mi lasciò solo con Carmine, della serie ti butto in pasto ai leoni. E quindi mi sono ritrovato da solo con Carmine sostanzialmente, e la prima scena che vedo è quella di un signore molto serio, con un'aria molto seria. Allora a quel punto ho pensato: ok, Matteo, teniamo a bada la macchina fotografica e cerchiamo di rompere il ghiaccio. Apro una parentesi a tal proposito, una parentesi, un consiglio più che altro, un consiglio che do a fotografi, ma non solo. Spesso tanti fotografi fanno questo errore, ovvero quello di voler fotografare una persona e subito andare lì con la macchina fotografica e fotografarla senza tra un po' neanche chiedergli il permesso. E questa è una cosa che non va fatta, prima di tutto per il rispetto della persona. Perché comunque farsi fotografare è sempre un qualcosa di molto delicato. E seconda cosa, anche per una questione di qualità del lavoro, qualità di scatto anche, perché naturalmente se uno riesce a rompere il ghiaccio con una persona, riesce a rompere quella barriera emotiva che ti separa da quella persona, allora a quel punto, se la persona si lascerà fotografare, gli scatti verranno, le foto saranno molto più coinvolgenti, molto più vere rispetto magari al primo caso che vi ho detto precedentemente. Quindi questo è giusto un consiglio. Quindi vi dicevo, mi trovavo con Carmine, allora per rompere il ghiaccio comincio a fargli un po' di domande sulla sua vita e con mio grande stupore vidi che lui piano piano si scioglieva. E cominciò a parlarmi un po' della sua storia, del fatto che iniziò a fare il calzolaio dall'età di 13 anni, pensate, anche lui, quindi un po' come Alberto, e del ruolo che svolgeva la sua bottega, del ruolo sociale che svolgeva la sua bottega. Infatti, vicino al calzolaio c'è Villa Gordiani, e molti bambini andavano a giocare a Villa Gordiani. Me compreso. Quando ad esempio c'era un bambino che si rompeva una scarpa, si strappava un pantalone, la prima persona da cui andavano era Carmine, era il calzolaio. Magari si facevano mettere una toppa, una cucitura. Quindi anche qui riscontriamo un po' il ruolo sociale di quel piccolissimo spazio che è appunto la bottega di Carmine. Svolge la maggior parte del suo lavoro dietro a un banchetto che si chiama Deschetto, dove ci sono tutti gli arnesi che fanno un po' parte del suo mondo, del suo universo, quindi pece, martelli, chiodini. E
E man mano che ero lì, che stavo fotografando i vari angoli della bottega, qualche particolare, mi soffermo su una poesia attaccata al muro. E allora a quel punto chiedo a Carmine: Carmine, ma che cos'è questa poesia? Cioè, di cosa tratta? Cioè, di cosa tratta? In realtà no, perché si chiama Il Ballo, quindi probabilmente, insomma, era facile intuirlo, però chi l'ha scritta? E allora a quel punto vedo un cambiamento radicale in Carmine, cioè i suoi occhi diventano quelli di un bambino. Praticamente l'avevo conquistato, perché il ballo per Carmine è il suo hobby preferito, la sua passione più grande, è il suo stile di vita. Infatti, leggendo la poesia ve ne accorgerete. E quindi si era sciolto completamente, l'avevo conquistato. Quindi ha cominciato a parlarmi della differenza fra un paio di scarpe da ballo rispetto ad una normale, a tutte le esperienze che fece con la moglie, insomma, i balli al paese o quant'altro, insomma, quindi si è sbizzarrito. Mentre eravamo lì, io come sempre, insomma, mi faccio un po' prendere dalla fantasia, da diversi ragionamenti, no? E guardando le scarpe che si trovavano sugli scaffali, mi chiedevo: ma chissà a chi appartengono queste scarpe? Allora da lì è partita una riflessione. Se ci pensiamo bene, le scarpe in un certo senso descrivono un pochino il nostro stile, insomma, i nostri hobby. Ad esempio, se vediamo un paio di scarpe da montagna, io mi posso aspettare che il proprietario, non so, potrebbe essere un appassionato dell'aria aperta, di montagna, oppure se vedo un paio di scarpe da corsa, mi immagino un proprietario sportivo. Quindi da qui partì questa riflessione, sul fatto che comunque un pochino le scarpe ci descrivono, no? Descrivono un po' quelli che sono le nostre abitudini, i nostri hobby. Inoltre, pensai anche al ruolo della scarpa in relazione alle esperienze, all'importante ruolo della scarpa in relazione alle esperienze. Chiunque mi conosce sa che amo andare in montagna, amo in generale andare in natura, e so perfettamente che una delle esperienze più belle che possiamo fare, che un uomo possa fare, è quello appunto di camminare in montagna, camminare in una faggeta quando piove, oppure su una bella scogliera, insomma, tutte esperienze meravigliose. Esperienze che però potrebbero diventare drammatiche se non vengono affrontate con il giusto paio di scarpe. E quindi da qui il ruolo importante della scarpa anche in relazione alle nostre esperienze. A tal proposito penso anche a delle canzoni, penso a delle canzoni che hanno sottolineato il ruolo della scarpa, ovvero una canzone più drammatica che recita: scarpe rotte eppur bisogna andare, no? Fischia il vento. Oppure una canzone più leggera che è: basta la salute e un par di scarpe nuove che poi gira tutto il mondo che mi accompagna da me. Tanto per cantà, di Ettore Petrolini e Alberto Simeoni. E quindi ecco, da qui credo che se non fossi andato da Carmine, tutte queste riflessioni non le avrei avute, non le avrei elaborate dentro di me. Passai una bella giornata insieme a Carmine. La cosa che più mi diede la carica non è stato tanto quello di averlo ripreso, quanto di averlo conquistato. Perché comunque Carmine, a detta di tutti, di tutto il quartiere, è veramente un osso duro, cioè è veramente molto difficile da scardinare, cioè ha proprio una barriera, è un po' scontroso, e quindi essere riuscito ad alleggerirlo in un certo senso mi ha dato, come dire, mi ha dato anche speranza un pochino nel progetto, per quanto riguarda il progetto, quindi niente, questa era stata la più grande soddisfazione. Dopo aver ripreso Carmine, torno ad Alberto per condividere quella che era stata la mia giornata e chiedo ad Alberto: ma Alberto, conosci qualche altro artigiano? Mi vorresti accompagnare da qualche altro artigiano? Allora Alberto mi risponde: guarda, assolutamente sì,
Passa lunedì, passa, e quando la barberia è chiusa, che ti porto da un mio caro amico di nome Pietro Filoso, l'ultimo tornitore del legno presente a Roma. Se volete scoprire la storia che è celata nel prossimo video, la storia di Pietro, le riflessioni, vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube, Matteo Luciani Fotografi. Potete iscrivervi al canale, se volete la notifica c'è una campanella. Io non è che sono molto pratico, quindi c'è una campanella, insomma, sotto i video. E se cliccate lì verrete poi avvertiti quando verrà pubblicato un nuovo video. E poi per altre info potete seguirmi sulla mia pagina Facebook, Matteo Luciani, sul mio profilo Instagram e sul mio sito www.matteoluciani.com. Quindi ci vediamo sempre fra 2 giorni, buona giornata a tutti e a prestissimo. Ciao!